Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima! Parla tu! No, vabbè, parla tu! Parlo io! Vabbè, wow. Oggi siamo qui perché finalmente... Non con il sito che Vente Unique vi sconsigliamo, perché hanno ripreso tutto indietro. Voi non so se avete perso la prima puntata, ve la lascio linkata qui, ed era la mia postazione make-up e spiegava lei la sfiga che ha avuto con la sua postazione make-up, che quindi abbiamo dovuto tardare a far uscire. Quindi Vente Unique, quindi, era Vente Unique si chiama il segnatevelo sito. Sconsigliato, secondo sconsigliato, rimandato tutto indietro, discusso per più giorni per riavere il rimborso dei soldi, che non erano neanche pochi, per andare poi alla fine al Conforama e trovarla, come piaceva comunque a me, non più ad angolo come vedrete, ma è tutta su parete, però mi è piaciuta molto, è grande, bella capiente, quindi ho detto vabbè, la compro e me la porto a casa direttamente, ed è in città in modo tale che se ci sono problemi vado e la riporto direttamente in negozio. Ha aggiunto lei, questo ve lo dico io, solo delle luci, per il quale lei poi mi manderà il link in modo tale che io ve lo possa aggiungere sotto. Ok. Quindi mi manda il link, io vi lascio il link delle luci che ho preso, sono tipo delle luci proprio da specchiera, solo che sono molto carine, sono anche più belle di quelle che io ho montato intorno alla struttura, perché cambiano. Caldo, freddo, esatto. E intensità di esatto. Caldo, intensità di freddo. Dato che non ve lo farà vedere nel video, ve lo diciamo prima, esatto. Perché quello non lo fa vedere, quella piccola specifica, sono delle luci fantastiche e quindi vi lasciamo se volete. Quanto le hai pagate? Su una ventina di euro. Ok, quindi un prezzo super accessibile anche, e trovate il link delle luci che ha montato, che ha aggiunto lei alla sua postazione, in descrizione, in info box. Bene, vi lasciamo al video nel quale vedrete lei che vi illustra la postazione. Rieccoci, questa è la mia postazione nella parte alta, è una scrivania che ho comprato, dove nella parte alta, come potete vedere, c'è un'anta, ci sono diversi spazi dove ho collocato cose che poi andremo a vedere nello specifico, e ho aggiunto io le due cassettiere che vedete lì, quella beigiolina e quella bianca. Spostandosi nella parte inferiore c'è un cassetto e un'anta che non aprirò perché sono vuoti per il momento, e sotto lì non è disordine ma sono tutti nuovi acquisti che successivamente andrò a collocare nelle varie sezioni. Questi due sono gli stacchi di Jeffree Star con all'interno, bello impolverato, ancora lo specchio. Poi qua c'è l'antina dove ho collocato i pulisci pennelli, diversi detergenti per il viso struccanti, i pennelli nuovi e altri prodotti nuovi, tra cui primer e il fissante spray. In questa scatola di Sephora ho voluto inserire tutti i pennelli nuovi e spugnette nuove che ho. Queste due palette sono le palette che i miei figli hanno, con cui giocano e si divertono. Poi, qua sopra ho collocato tutte le mie palette in ordine per brand, sono quindi tutta Anastasia, tutta eccetera eccetera. Poi nella parte qua sotto ho vabbè la crema solare dei miei figli, e che spostiamo le palette, quelle più grandi, più ingombranti, le cutie di Nabla e un kit di Marc Jacobs. Per il momento ho voluto lasciare così. In questo cassettino che ho comprato io, in questo organizer, ho messo tutte le palette piccole, sopra gli ho messo la bocca di Udi, la spugnetta che uso solitamente, che poi lavo e ripongo di nuovo là, e dietro ci sono tutti i miei fondotinta nuovi. Qua di fianco, come potete vedere, invece ho tutte le palette della Colourpop. In questa sezione invece ho voluto mettere diverse cose per il momento così poggiate, dove vabbè c'è una crema, ho messo dietro la terra che avevo comprato da Zisia, questo kit porta pennelli che mi ha fatto mio figlio per la festa della mamma, e il profumo di Moschino, e dietro ci sono le due palette nuove che vogliamo provare assieme. In questa parte invece, in questo organizzatore fatto a cassetti anche, ho voluto mettere cipre, primer che utilizzo nel quotidiano, dietro ci sono dei gloss, qua ci sono tutte le mie tinte labbra, nel primo cassetto ci sono diversi prodotti nuovi tra cui quello di NYX, il fissatore per glitter, un nuovo primer occhi di Fenty, e qua
invece ci sono altre tinte labbra e i bullet di Huda. In questo cassetto metto invece mascara, eyeliner e matita occhi che uso nel quotidiano, sono quelli in uso adesso. Qua ho diversi, vabbè, c'è il tempera matite, poi ci sono blush nuovi anche. In quest'altro cassetto invece ho la palette di Too Faced per il viso e due illuminanti. Quest'altro cassetto altri illuminanti, illuminante sempre ed illuminanti liquidi anche. Poi andando in basso, nelle cassettiere, qua ho voluto mettere gli ombretti della Duochrome di Natasha Denona, ombretti singoli, anche qua, ombretti singoli di neve. Qua è un ombretto liquido di Huda e qua c'è tutte le mie matite occhi che uso a rotazione. Di fianco c'è la palette di illuminanti della Bare Minerals e la palette per fare il contouring di NYX. In quest'altra porzione invece ho messo queste cassettiere, questa fatta a scompartini, dove ci sono le matite labbra che uso, altri gloss, questi sono tutti gloss e rossetti, e altrettanti gloss e rossetti. Questi sono più tenui, questi sono dei colori più accesi. Poi qua sotto ho messo un kabuki, ciprie di cui una finita, il blush finito della Rimmer e un'altra cipria della Kiko che mi piace tantissimo. Poi in questo cassetto, spingendo, si apre e ci sono tutti gli illuminanti nuovi che non ho ancora usato, compresi quelli liquidi. Da questa parte invece ho primer e penne per sopracciglia, tutte nuove sono queste, ancora mai utilizzati questi prodotti. Chiudendo nella parte sotto, altra cassettiera dove da questa parte ho tutte le terre nuove che ancora non ho utilizzato, correttori per questo di Clio Makeup, il correttore per le occhiaie, ho tutta la sezione dei blush e palette viso piccoline che ancora sono, questa è tutta la sezione delle cose nuove, tra cui ci sono anche delle cipre nuove. Questa è la tovaglietta che ho voluto inserire io per non sporcare il piano d'appoggio, con lo specchio che uso appunto per truccarmi con le luci. Poi in questo reparto invece ho tutti i rossetti, quelli cremosi, con il cassettino dove ho le terre e blush che uso nel quotidiano, idem sotto, questi qua sono tutti blush. In questa sezione, vabbè, c'è uno scotch biadesivo con cui ho intoccato le tovagliette, il fissante che uso, questi sono i prodotti che uso adesso con il nuovo fondotinta che sto usando, sempre quello vecchio di Becca, e i due pennelli che servono appunto, questo qua lo uso per la cipria e questo qua che sono di Sephora che uso per il fondotinta. Qua sopra invece ci sono tutta la sezione dei pennelli. Questi sono tutti i pennelli viso, questi qua sono pennelli occhi insieme a questi qua pennelli occhi e viso, quelli che adesso utilizzo. E questa qua ha il primer viso, primer occhi, l'olio per le labbra, il primer occhi che serve per fare la cut crease, e il rimpolpante labbra, quello di Nabla, oltre che la matita per le sopracciglia. Sotto ho voluto mettere io questa piccola alzatina, dove sotto ho messo il pulisci pennelli e la palette che sto usando nello smaltimento make up. Come si può vedere, di qua ho voluto mettere la ciabatta fatta con prese e USB per mettere appunto sia l'USB dello specchio che l'USB delle luci, che attraverso questa pulsantiera si accendono per illuminare il tutto. Rieccoci. In realtà questo è soltanto per i saluti finali. Speriamo che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Se avete qualche video o qualcosa che vi interessa in particolare, come sempre, fatecelo sapere in info box. Cerchiamo di accontentare tutte in info box.
nella sezione commenti, così noi saremo ben lieti pian piano di accontentare, perché ce li stiamo tutti appuntando, le richieste che ci fate o che ci farete, insomma. Bene, se vi va vi ricordiamo di iscrivervi al canale, perché a noi farebbe non piacere di più, come sapete, ma lo diciamo veramente, non tanto per dire. Spolliciatine in su, attivate la campanella per rimanere aggiornati e commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente. Niente, per questo video è tutto. Al prossimo! Un grandissimo bacio! Ciao!